Non non sia stato un incidente autonomo quello del ciclista tunisino che nella giornata di ieri, mentre pedalava in sella alla sua bici, si è scantato contro un palo. Da subito la sezione giudiziaria della polizia locale di Modica, nelle frasi di accertamento della dinamica dell'incidente, ha aperto le indagini, ricerche che hanno portato ad allontanare la prima ipotesi del già citato incidente autonomo, mentre si fa sempre più spazio l'idea dell'omissione di soccorso. Dalla prima ricostruzione pare che un altro mezzo, quasi certamente un'auto, abbia influito sulla dinamica dell'incidente, portando il giovane a perdere il controllo della bici schiantandosi contro il palo. Il conducente del secondo mezzo, invece di fermarsi a soccorrere il ferito, ha sgommato via. A tal proposito, la polizia locale sta collaborando con le forze dell'ordine di Scicli per individuare il responsabile che si è reso quindi responsabile di omissione di soccorso. Dall'ospedale maggiore arrivano intanto notizie poco rassicuranti sulle condizioni cliniche della vittima, che è pari verso in coma. Il giovane resta di fatti in prognosi riservata. Peraltro le sue condizioni disperate sconsigliano il trasferimento in una struttura sanitaria meglio attrezzata a Catania. La polizia locale consiglia dunque al pirata della strada di farsi carico delle proprie responsabilità, presentandosi al comando, dal momento che le indagini a suo carico stanno ancora proseguendo.